Innanzitutto grazie a tutti per essere venuti. Oggi è il primo incontro con Elisa Bonaccini, il secondo sarà domani mattina alle 9.30. Oggi appunto una testimonianza, domani invece un workshop nell'ambito del progetto Living Heritage. Noi siamo molto contenti, io per prima, poi tutto il gruppo di lavoro, che appunto Elisa abbia accettato appunto il nostro invito. Che quindi sia venuta nonostante i suoi impegni imminenti, dalla Sicilia sino a Bari, siamo riusciti insomma ad incastrare un po', i suoi numerosi impegni. Elisa oggi appunto ci parla del museo partecipativo e l'utenza creativa. So che insomma molti di voi, hanno a che fare un po', lavorano già all'interno dei musei o sono comunque professionisti dei beni culturali, sanno appunto di che cosa stiamo parlando, sanno soprattutto che in questo periodo in particolare, sul web si parla sempre di più, della necessità di stimolare una maggiore presenza appunto mediatica e anche social dei musei. Che è un modo anche per far meglio conoscere, le realtà museali locali e allo stesso tempo stimolare anche una maggiore frequentazione fisica, degli stessi spazi museali. Sul web si sta creando anche una bella rete di musei, che riguarda un po' diverse realtà, italiane, musei anche diversi tra di loro, archeologici, ma anche di storia dell'arte, storici, scientifici. E quindi appunto abbiamo chiamato Elisa perché volevamo che lei in qualche modo ci raccontasse la sua esperienza, ma ci dicesse anche che cosa effettivamente un museo può fare per potenziare, per consolidare questa presenza mediatica e per cercare anche di acquisire maggiore visibilità anche sul territorio, naturalmente di riflesso, oltre che sul web. Elisa invece domani ci parlerà, per chi ci sarà, del progetto Invasioni Digitali, che è appunto uno dei maggiori progetti nazionali che stanno appunto cercando un po' di coinvolgere numerosi musei. Vorremmo che questo incontro venisse veramente impostato come un laboratorio di idee, in un certo qual modo, e che quindi ci fosse anche una partecipazione il più possibile attiva da parte appunto di voi presenti, che insomma ci fosse anche uno scambio proficuo, di idee, di suggerimenti, di consigli. Tra l'altro qui abbiamo, come dire, il museo più social di Puglia. Abbiamo appunto il Museo Civico di Maglie, Alcamaglie per chi appunto è su Twitter, e quindi insomma abbiamo il meglio oggi pomeriggio qui da noi, quindi insomma sfruttiamo tutti questa presenza, questa congiuntura positiva e cerchiamo appunto di trarre il meglio da questo incontro. Non aggiungo altro, ma lascio subito la parola ad Elisa, ancora prima che ad Elisa, a Flavia, che ci introduce un po' l'iniziativa delle testimonianze. Buon pomeriggio a tutti, io sono Flavia Giordano e rappresento l'Arti, sono dello staff Laboratori dal Basso. Laboratori dal Basso è l'iniziativa nell'ambito della quale rientra questa testimonianza di Elisa Bonaccini. Laboratori dal Basso è una cassetta per gli attrezzi con tre bandi differenti dedicati ai giovani imprenditori o alle associazioni che vogliono fare un upgrade e quindi diventare da associazioni in realtà imprenditoriali ed è diviso appunto in questi tre bandi. Uno che è laboratori, che prevede percorsi formativi più articolati, un'altra iniziativa che è quella di mentoring, nel quale affianchiamo
imprenditori senior ad imprenditori junior dello stesso settore per poi andare a risolvere dei problemi strategici e cruciali che si incontrano in fase di startup per quanto riguarda le giovani idee, e quindi poi il bando testimonianze, nel quale l'intervento di oggi fa parte. Testimonianze è un bando che permette alle giovani imprese, ma anche a gruppi informali, come in questo caso, di invitare testimoni eccellenti, principalmente imprenditori o manager, a raccontare la loro esperienza di imprenditoria innovativa. Ed è questo il caso dell'intervento di oggi. Il bando è aperto a sportello fino a fine giugno, quindi comunque fino ad esaurimento delle risorse. Possono partecipare associazioni e microimprese composte da giovani di età tra i 18 e i 35 anni ed attive, associazioni e microimprese attive da meno di 5 anni, quindi sono nella fase iniziale, oppure, come in questo caso, gruppi informali, gruppi di 10 persone che richiedono, che invitano sul territorio un testimone di eccellenza raccogliendo 10 carte di identità. Quindi è un bando molto semplice, con un formulario molto semplice, e lo scopo è quello un po' di attrarre imprenditoria innovativa, buone pratiche sul territorio pugliese. Questa sarà una primavera molto calda, perché l'altro bando, Laboratori dal Basso, è in una fase invece adesso di progettazione esecutiva. Non so se avete seguito un po' quello che è successo su laboratorialbasso.it. In breve, comunque, sono in cottura 40 laboratori dal basso in giro per tutta la Puglia, che inizieranno a partire dalla fine del mese di aprile, sui temi dell'imprenditoria più disparati, quindi dal food all'agricoltura, alle videomappe, e appunto saranno realizzati a partire dalla fine di questo mese. Quindi è per tutto il mese di luglio. Quindi il mio consiglio è quello di rimanere comunque connessi sul sito laboratoridalbasso.it e sulla nostra pagina Facebook, perché nel caso abbiate sete di apprendimento, crediamo che sarete soddisfatti. Se invece vi piacciono ancora di più le sfide e non volete essere soltanto fruitori, ma volete essere parte attiva, Laboratori dal Basso, quindi il bando più grosso, è aperto ancora fino al 27 giugno e realizziamo appunto altri percorsi di formazione sull'imprenditoria innovativa. I nostri contatti sono laboratoridalbasso@chiocciolarti.puglia.it. Nel caso in cui abbiate bisogno di informazioni, potete contattarci. Buon lavoro, passo la parola ad Elisa. Grazie a tutti, intanto grazie dell'invito, è stato un piacere per me prendere parte a questo laboratorio, a questa testimonianza. Dunque, mi piace cominciare sempre i miei interventi con questa frase, che è la frase di un famoso sociologo dei media, Manuel Castells, che in Galassia Internet, che penso appunto un po' di voi conoscano, appunto spiega che cos'è Internet e dice che è la leva per la transizione a una nuova forma di società e con essa una nuova economia. E questo Castells lo diceva nel 2001, sono buoni 13 anni fa. Con una lungimiranza sicuramente innovativa rispetto soprattutto alla politica a cui siamo abituati. E questo è uno schema molto semplice, intuitivo, per far capire il passaggio dell'evoluzione del web. Io sono stata
da sempre, diciamo, collegata, nel senso che negli anni nel 94-95 avevo cominciato appunto con il web ed è un lontano ricordo per chi ha cominciato con quel tipo di web, in cui appunto se ci si collegava il web era una semplice vetrina digitale, né più né meno, in cui il massimo che riuscivamo a fare era inviare mail, consultare delle pagine e basta più. E il web si è evoluto enormemente e lo ha fatto soprattutto grazie a quegli strumenti che sono i cosiddetti digital tools, gli strumenti digitali che sono soprattutto i social media. Rush in questo l'hanno dato sicuramente i social network, soprattutto Facebook e Twitter, ma con i primi blog già ci si orientava ad un modo differente di usare e di vivere appunto il web. E il viaggio che si sta facendo appunto con il web è verso il web semantico, che è appunto il 3.0, e poi vedremo anche il web 4.0. Vi faccio vedere appunto molto semplicemente che cosa significava effettivamente il web degli anni 90. Il ricordo del web era quello in cui chi produceva un'informazione che andava online era il produttore, c'era un muro che era appunto lo schermo e poi il consumatore che poteva semplicemente consultare ciò che trovava online. E infatti viene definito da Negroponte Publishing and Push Medium. I contenuti, i famosi User Generated Contents, UGC, creati appunto dagli utenti, erano limitatissimi. Quindi in realtà voi potete vedere appunto, potete vedere qui molto facilmente che gli utenti, i consumatori finali erano sicuramente tantissimi, i produttori di contenuti strettamente limitati. E non c'è nessun tipo, appunto, non c'era nessun tipo di rapporto fra gli uni e gli altri. In questa seconda fase, che è diciamo quella che stiamo sicuramente vivendo, ma già in evoluzione, siamo diventati un po' tutti creatori di contenuti culturali. Basta che si faccia si scriva qualcosa e la si carichi online, già si è diventati un produttore di contenuti, o si faccia una bella foto o si faccia un video. Quindi la relazione tra consumatore e produttore è completamente cambiata. Siamo contemporaneamente produttori e consumatori, e con una interrelazione che è quella che appunto si può capire da questo grafico, e con un web che è diventato una piattaforma di scambio continuo fra chi è appunto il semplice webmaster è rimasto tale, però i contributori in generale sono aumentati molto di più e gli internauti appunto si sono organizzati così come detto qui in reti sociali e informative e di comunicazione. Cosa succede con il web 3.0 invece? Che il web si sta trasformando in una piattaforma semantica, cioè non è in grado semplicemente di restituire delle parole, ma dei concetti. E quindi quando si fa una ricerca, appunto, o si andrà sempre di più sviluppando in questa maniera, non saranno più le semplici parole chiave, ma come le parole sono organizzate fra loro in concetti, a farci trovare appunto dei contenuti online. In generale anche le definizioni che sono state date del web 1.0, 2.0 e 3.0, vedete appunto, sono molto diverse. Il web 1.0 era una piattaforma di lettura, né più né meno. Il web 3.0 è un web personale portatile che ci portiamo dietro, ed è così, con tutti appunto gli strumenti digitali, soprattutto ormai gli strumenti digitali mobile. Questa è l'evoluzione del web 4.0, cioè il web che si ritiene appunto sia vada verso l'ultra intelligenza e la trasformazione in un medium completamente tridimensionale. In realtà
già questa fase di web 4.0 la si vive da tempo, perché quella che vedete è l'avatar di una ragazza, penso, californiana, su Second Life, che è una piattaforma, non so se appunto la conoscete, dove nel 2008 si fece anche uno dei primi convegni in assoluto fatti su Second Life per i musei. È stato appunto al The Tech Museum, è stata un'innovazione completa. È un modo di vivere, probabilmente non tutti saranno d'accordo ovviamente che la vita possa essere una seconda vita sullo schermo, dentro uno schermo, però in realtà ci si è mossi e già si vivono delle dimensioni di questo tipo. Dimensioni anche economiche, perché su Second Life c'è anche una lunga letteratura su come fare soldi su Second Life, perché questo è stato. Quindi in realtà appunto quello che è successo è questa lunga evoluzione, lunga, molto breve in realtà, perché si parla veramente di un ventennio. Tutto è diventato appunto facilmente usabile, facilmente ricercabile. E quello qui vi spiego appunto brevemente il fatto che si sia già in questa fase intermedia che sposa alcuni elementi del web 3.0 e del web 4.0. E come in generale siano soprattutto i social ad aver cambiato completamente il modo di rapportarsi al web. E questo è un breve schema fatto da Osservatorio New Media New Internet del Politecnico, che dà un'idea, diciamo, dell'evoluzione dell'uomo appunto di come alla fine ormai quasi si vada anche ricercando molto più che sul motore di ricerca, quasi le cose si cercano sui social network. È proprio cambiato il modo di ottenere le informazioni, le informazioni ci arrivano prima che le si vada a cercare. E questi sono i vantaggi in genere di un contenuto digitale, di cosa significa appunto produrre un contenuto digitale, perché è utile produrlo, perché è facilmente riproducibile, altrettanto facilmente, viralmente anzi diffondibile, è efficiente, è qualitativamente ormai ad un livello, sappiamo bene cosa siamo in grado di fare, video, foto con dei telefonini, è accessibile, secondo tra l'altro quei criteri della e-democracy, che sono alla base della democrazia digitale, che è quello verso cui, diciamo, a cui ci si dovrebbe attenere ormai da almeno il 2005, anche in Italia, secondo le leggi sulla pubblica amministrazione digitale e così via, e con i nostri soliti tempi, diciamo, ci mettiamo un po' ad adeguarci. Queste sono le parole di Gianfranco Imperatori di Civita, un ricercatore di Civita, che appunto dice cosa significa valorizzare attraverso le Information and Communication Technologies e che cosa significa in termini di occupazione, ricchezza e qualità della vita stare su internet e rimettersi al passo con tutti gli altri. Nelle mie ricerche, tra cui appunto anche quella, mi piace fare il pelo e contropelo, diciamo, alle situazioni, analizzando anche attraverso i dati statistici Eurostat, Istat, eccetera, o di altre fonti di ricerca anche internazionali, fare il quadro della situazione della distribuzione di internet, la distribuzione della banda larga, eccetera, perché in realtà appunto noi abbiamo circa il 51-52% di banda larga in Italia e siamo già stati classificati ampiamente come terzo mondo digitale, proprio certificati. C'è stato un un G8 a Parigi, maggio 2011, in cui ci si chiedeva di analizzare, anzi si chiedeva di fare un gruppo di specialisti per analizzare la situazione dell'Italia, perché non si capiva questa anomalia da che cosa venisse fuori. In realtà l'anomalia, noi paghiamo quelle
famose 3I che sono rimaste un manifesto degli anni 90, in cui internet era una delle 3I, ma c'è chi, Edoardo Fleischer, che è un famoso critico ed economista, scrisse una cosa proprio su queste 3I berlusconiane, che era come dire quello che non si sarebbe voluto fare mai, ecco, internet, imprese e inglese. E questo è stato, cioè nel senso dal 2004, da quando abbiamo avuto le prime leggi, soprattutto il decreto Pisano, eccetera, è stato un tentativo di bloccare in realtà quello che, di cui avevamo bisogno, che erano le infrastrutture tecnologiche. Si chiudeva il wifi, non si distribuiva la banda larga, non si è investito in questo. Ieri c'era un'ultima classifica in cui si diceva che l'Estonia è avantissimo nella distribuzione appunto delle infrastrutture tecnologiche. Quello che era est europeo, noi nelle classifiche siamo fuori da qualsiasi classifica mondiale, perché che ne so, i primi 50 paesi al mondo noi non ci siamo da questo punto di vista, e siamo superati ampiamente dai paesi anche del Sud America per penetrazione appunto di internet. Il problema è che internet significa economia, cioè non è il volere avere internet a casa o il wifi nel pub sotto casa. Il problema è che non stare su internet significa non generare economia. Se non ci sei tu, c'è qualcun altro al posto tuo. Quindi se tu non hai la tua vetrina digitale su internet, ormai non cammini più. Piccola parentesi. Ora, se leggete, si tratta della dichiarazione di Santiago, che in realtà si intitola La risoluzione della tavola rotonda sul ruolo e lo sviluppo dei musei nel mondo contemporaneo, che appunto è nota più semplicemente come dichiarazione di Santiago, che già nel 72 dava la misura di come ci si fosse resi conto che il museo doveva cambiare. La leggiamo insieme. Il primo punto della dichiarazione afferma il rifiuto di concezioni elitarie ed esclusiviste della cultura, come della sua gerarchizzazione artificiosa in forme alte e basse d'espressione, postulando una concezione olistica e diffusa del patrimonio culturale. Il secondo e il terzo punto sottolineano invece l'urgenza di trasformare il museo vetrina maggioritario, dominato da relazioni di potere asimmetriche e da progetti rappresentativi egemonici, in un attore territoriale attivo ed integrale, in grado non solo di conservare ed esibire il patrimonio diffuso, ma anche e soprattutto di produrre cultura e capitale sociale attraverso la sua tutela e la sua valorizzazione partecipata. Chi ha scritto questa cosa nel 72 era decisamente avanti, perché vabbè, noi siamo già in genere in ritardo nelle cose, però ce ne hanno messo per attuare quello che c'era scritto appunto nei punti di questa dichiarazione. Sappiamo bene a che cosa si deve il termine appunto di museo partecipativo. È il titolo, The Participatory Museum, di un famoso libro consultabile anche appunto online di Nina Simon del 2010, che è diventato un best seller nel settore e ha completamente cambiato il modo di vedere il museo. Lo ha forse certificato, ha certificato il cambiamento, quello che stava avvenendo, diciamo, nel frattempo, alla luce del fatto, se ci pensiamo, che anche cioè per noi è arrivato, sono arrivati un po' tardi, come al solito, con una coda un poco più in ritardo, i fenomeni dei social. Facebook è arrivato abbastanza esploso nel 2010 per noi. Io ero iscritta già nel 2008 perché mi fu detto da mia cugina che vive in Inghilterra, e quindi comunque ho detto ma che è sta cosa, e mi sono iscritta. Oggi sappiamo che cosa sono diventati questi strumenti social per comunicare. E questo appunto è il significato di museo partecipativo 2.0. In realtà appunto il concetto di museo partecipativo è legato in questo caso al web, soprattutto alla partecipazione della partecipazione dell'utenza alla collaborazione e creazione di valore, di contenuti culturali, utilizzando lo strumento appunto di internet e del web.
ed è tutto quello che è legato appunto alla possibilità di avere un'accessibilità digitale. In questa evoluzione il museo si è trasformato, non è più quella struttura lontana dal territorio, autoritaria, distributrice di informazioni e conoscenza dettata appunto dall'alto, te lo spiego io perché io lo so. Non è più questo il modo appunto di comunicare la cultura oggi. E questo appunto in genere vuole far capire questa slide come si deve muovere il museo appunto 2.0 attraverso i social, soprattutto attraverso il web. Si deve mutare il modo di socializzare e interagire con il pubblico, che non è più una situazione terza al museo lontana, è un interlocutore che deve essere fatto entrare e reso partecipe, si deve sentire incoraggiato appunto ad essere parte di un racconto comune, proprio perché non si è depositari unici di qualcosa e dall'altro non sei semplicemente un pezzo di carta bianca su cui scrivere. Questo è un grafico, io l'ho spezzato in due parti, che mi è sembrato abbastanza carino per farvi vedere come appunto ci si è evoluti nel social networking. Appunto verso cosa stiamo andando ancora non si sa, però in realtà se pensiamo che tra il 2004, dal 2004 in poi sono sopravvenuti appunto sopraggiunti tutti quei social a cui siamo abituati, LinkedIn, MySpace, Vimeo, Ascendere, Flickr, Facebook, eccetera eccetera, fino appunto agli ultimi Foursquare, Instagram, Pinterest. E sappiamo come sono entrati anche nelle nostre vite questi social, ci rendiamo conto che si tratta di un processo velocissimo da questo punto di vista. Personalmente Pinterest l'avevo scoperto poco tempo prima del fenomeno invasioni digitali ed erano pochissime le persone che usavano Pinterest l'anno scorso. Questo blocco invece, quest'altro riquadro qui, è un blocco a schemi esagonali, diciamo, che fa capire quali sono gli argomenti su cui può essere più o meno forte un social, a seconda appunto se sia un social più orientato alle relazioni, alla reputazione, allo sharing, alle conversazioni, è un modo di, diciamo, classificare in qualche maniera appunto i social, realizzato da Smith nel 2007 mi pare. Questo, in realtà ormai i social sono tutti un po' in grado di creare relazioni, in grado di fare presenza online, di condividere comunque qualcosa, di attivare conversazioni, di farci far parte di gruppi, e si basano ormai moltissimi sulla reputazione. Sappiamo benissimo cosa può essere, cosa può diventare in negativo uno strumento come appunto Facebook per la viralità che ha, se si mette in giro una voce che non è, per esempio, e la diffusione che possono avere determinate notizie. Quindi un museo deve rendersi conto che si deve intersecare con tutto un sistema che è sicuramente la relazione con fisica poi con l'utente, ma molto spesso per arrivare a quello l'utente deve essere catturato in qualche maniera, ormai lo si cattura attraverso appunto lo schermo soprattutto, e questo è in grado poi alla fine anche di generare economia. Questa è una slide tanto per farvi intendere quali possono essere quelli più in uso, diciamo, fra i social media. C'è iTunes U, per esempio, che è l'università al mondo più grande ed è online. Non so quanti iscritti ci sono che scaricano
contenuti didattici universitari e quanti docenti altrettanto fanno caricando appunto quei contenuti. Io per esempio sono iscritta da tanti anni ad Accademia.edu e il giro che fanno determinati prodotti scientifici è impressionante. Non so ora quanti, più di 7 milioni di persone ci sono iscritte su Accademia, credo. I numeri sono notevoli. Vabbè, questa è non so se l'avete visto, il prisma della conversazione, che dà un'idea, diciamo, della gamma anche cromatica, distribuiti così, sono distribuiti in maniera cromatica, però la gamma di social media che possono essere utilizzabili oggi come oggi, a seconda di uno scopo appunto ben preciso. E questo è un grafico che fa vedere come i maggiori musei del mondo si muovono soprattutto su Facebook e su Twitter in termini di mi piace oppure ovviamente di follower. Sono il Museo dell'Arte Moderna di New York fa dei numeri che sono ovviamente spaventosi, però ci sono anche i confronti poi con i visitatori reali, per cui il Museo del Louvre avrà magari meno del Museo dell'Arte Moderna, ma mi pare che abbia anche un anno zero di più sicuro, quindi esatto, ma lì c'è stato un problema di altro genere. Questo invece è un'altra slide che presenta i numeri dei nostri musei più presenti sui social, su Facebook e su Twitter. 2012 mi pare. Di quelli sì. Sì, 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 sì. Ora però quelli intanto li hanno accumulati, quello è il problema. Quindi chi arriva adesso e arriva tardi ha maggiori difficoltà da questo punto di vista, è ovvio. Poi la presenza sui social, si può essere presenti senza far niente. È ovvio che uno può utilizzare. Sì, sì. È ovvio che bisogna. Io mi trovo in difficoltà se un profilo Facebook di una realtà culturale, come può essere, mi è capitato, delle biblioteche per esempio, forse il bibliotecario si annoia di più magari rispetto a qualcun altro, e ogni tanto venivo invitata a Farmville o robe del genere. Ora non è un modo in cui deve essere utilizzato il social istituzionale. Io non mi aspetto che la biblioteca X mi inviti a Farmville. Rimango perplessa, questo sicuramente. E questo è il perché appunto è necessario stare su un social. È necessario perché bisogna che la comunicazione sia istituzionale, cioè bisogna far capire che dietro quella pagina Facebook o quel profilo Twitter c'è l'istituzione museale che ti sta dando l'informazione certificata. Molto spesso le pagine fatte dagli amici di, o che ben vengano pure loro in mancanza di altro, però è arrivato il momento in cui non si può più pensare di lasciare che la comunicazione sia fatta da altri, di buona volontà, che riempiono pagine Facebook di informazioni che l'istituzione non fa, perché è ovvio che è una mancanza a quel punto, una mancanza di comunicativa. E questo significa di investimento sicuramente anche del personale che poi si deve occupare di questo, però se un museo deve essere in grado ormai di poter dire oddio, oggi sono sentiti male tutti i custodi e devo stare chiuso, lo devi dire adesso sul profilo Facebook, oppure in sala 5 se è fulminata la lampadina forse ci vorrà una settimana, se va bene, a cambiarla, ma lo devi dire tu. Lo deve dire l'istituzione. Così come qualsiasi tipo di evento, di attività,
Io sto cercando, diciamo, di cambiare qualcosa in questo senso con la regione siciliana, e fortunatamente mi trovo dietro sia direttori di musei che soprintendenti, che anche personale delle soprintendenze o dei musei e delle biblioteche, che si sono sentiti spronati in questo, e quindi ogni tanto appare qualche profilo di soprintendenza, ogni tanto appare qualche profilo di museo, e mi faccio fare amministratore momentaneo, perché cerco di spingere un pochino la pagina e li porto avanti. Ma quello che cerco di far capire, quando a volte parlo anche con i responsabili, è se voi, anche la soprintendenza stessa, è comunque un'istituzione culturale che è sul territorio, altrettanto come i musei. Noi, vabbè, poi siamo una regione a statuto autonomo, quindi abbiamo anche tutta una situazione differente rispetto al quadro nazionale. Però io personalmente ho partecipato a tantissime manifestazioni della soprintendenza, perché di Catania, nello specifico, perché ero collaboratrice della soprintendenza e la locandina la si metteva nel corridoio. Quindi, a parte chi passeggia nel corridoio della soprintendenza, chi deve venire a sapere quale evento stai facendo, quale libro stai presentando, quale cosa di interesse culturale stai fornendo, quale servizio stai fornendo al tuo territorio. Quindi anche lì ci sono un poco di ostilità, però piano piano si sta risolvendo, diciamo, il problema. Quindi su cosa si basa lo sviluppo soprattutto dell'uso sociale, appunto, dei media? Sul passaparola, che è il passaparola digitale, il word of mouth 2.0, che è anche quello che vi dicevo, appunto, è rischioso in termini di diffusione di contenuti negativi, per esempio. Però bisogna fare anche i conti con questo, cioè, nel senso, utilizzare Facebook come una brochure digitale in cui non poter cliccare, poter fare soltanto mi piace, mettiamo, senza poter condividere niente, senza poter scaricare niente, senza poter commentare, allora non lo aprire. Cioè, allora, se l'uso, cioè, se tu pensi di usare Facebook in questa maniera e lo hai depauperato dell'aspetto sociale, mediale che ha, non lo usare. Fatti una pagina web, torna al web 1.0 e siamo tutti d'accordo. Quindi, vi dicevo, appunto, si parlava degli user generated contents. Sono quei contenuti, appunto, creati dagli utenti, ai quali il museo partecipativo si deve aprire. C'è tutto un modo, anzi, ci sono molteplici modi per aprirsi, appunto, e ora ne vedremo una serie, perché vi presento una serie anche di esempi. E qui, appunto, vi spiego che tutto ciò significa aprirsi a un dialogo virtuoso con l'utenza, e nel quale, facendo in questa maniera, appunto, aprendosi e trasformandosi in un museo 2.0, si attivano dei processi partecipativi che sono in grado di trasformare il museo in quella piattaforma piena di vita, poi, che mette in connessione tutti i soggetti che sono coinvolti, appunto, in questa evoluzione: i creatori di contenuti, i distributori, i consumatori, i critici e i collaboratori. E sono tutti insieme coinvolti in quella che è l'offerta culturale, appunto, e museale. Questa è una locandina di invasioni digitali ai tempi in cui si stava cominciando. Perché tutte le attività di, appunto, partecipazione, di apertura alla partecipazione dell'utenza, creano e sono il presupposto di costruzione del senso di appartenenza a un gruppo sociale, perché consentono di creare un senso di identità condivisa, anche un riconoscimento con la propria realtà territoriale e culturale, e consente di creare un rapporto non soltanto diretto con il museo, ma anche con chi intorno al museo si muove, con gli altri utenti che hanno gli stessi valori
condivisi. Lo stesso progetto, poi ne parleremo diversamente appunto domani, delle invasioni, ha messo insieme persone che non si conoscevano, ma che erano animate su tutto il territorio nazionale soltanto dalla voglia di innovare, di cambiare, di riappropriarsi in quel caso della Settimana della Cultura che ci veniva tolta appunto l'anno scorso. E in questa semplice frase appunto di Hinton e Whitelaw si riassume il significato di quello che succede oggi. Cioè la gente non guarda semplicemente o consuma semplicemente contenuti culturali, li creano, li riusano, li annotano, ci aggiungono significato e creano nuove forme di media derivate. Quindi quel passaggio da push medium a pull, cioè lo tiro a me, lo trasformo, si è pienamente realizzato. E questo è uno schema di Björneborg, non lo so nemmeno leggere bene, sui contenuti informativi, sui comportamenti informativi dell'utente delle biblioteche, che io però in realtà ho riutilizzato e adattato al discorso comunque del consumo culturale, perché appunto l'utente si approccia ad un contenuto culturale in modo attraverso appunto questi cinque modi. Li crea, li archivia, store, li condivide, share, li cerca o trova e learn, impara. E il modo in cui ci si confronta e ci si rapporta ad una istituzione culturale in maniera tradizionale riguarda soltanto learn e find, cioè find and learn, cioè un contenuto culturale viene trovato e si impara, appunto. E quindi oscilla, e qui facciamo un piccolo salto in alcuni concetti che sono legati all'economia della cultura molto spesso. Faccio ogni tanto qualche passaggio in altri settori, che sono due forme di consumo culturale che oscillano fra quello che è il consumo reattivo e quello che è il consumo proattivo, cioè tra una visita normale al museo semplicissima e una visita nella quale invece si sceglie in maniera consapevole cosa si vuole visitare, cosa si vuole conoscere, come si vuole approfondirlo. Questo però sempre in un rapporto tradizionale. In un rapporto invece di co-creazione, in cui c'è una partecipazione da parte dell'utenza, quindi l'istituzione culturale che si apre alla partecipazione dell'utenza consente all'utenza di fare altre operazioni, che sono appunto quelle di creare, di archiviare, anche di condividere contenuti culturali. E a quel punto la co-creazione di contenuto e quindi anche di valore culturale oscilla molto spesso fra una produzione per uso privato, se è un tipo di prodotto che noi creiamo e conserviamo per noi, punto, e una produzione, che ormai è quasi tutta così, per uso pubblico, perché tendenzialmente condividiamo, tendiamo fortunatamente appunto ad aprirci al mondo online. Anche qui rispetto a prima sono cambiati i modi. Prima utilizzavamo nella maggior parte dei casi dei nickname, adesso ci sono le nostre facce sui social, anzi guai se non ci fossero. E queste sono tutte le quattro, in realtà quattro modalità di partecipazione, che poi possono essere declinate in tantissimi modi, di partecipazione appunto alla produzione culturale: il tagging, le folksonomie, lo storytelling e appunto gli user generated contents. Taggare sappiamo perfettamente cosa significa ormai, etichettare, quindi attribuire delle parole chiave. E questo significa che stiamo dando una nostra interpretazione a qualcosa. Questo significa che creiamo quelle che sono delle classificazioni di tipo popolari, cioè le folksonomie, che sono la versione social, possiamo dire, di quelle che erano invece le classificazioni gerarchiche, tassonomiche,
dettate dall'alto, che diciamo ormai i curatori di vecchia generazione appunto utilizzavano. Lo storytelling anche lì può essere declinato in tantissime soluzioni, in presenza e non. Qui parliamo per lo più dell'online. E fanno riferimento al background personale, alla storia che ognuno di noi ha dietro. Perché ci si è resi conto che alla fine ognuno di noi è portatore di una storia personale e che può diventare elemento di condivisione attraverso la piattaforma comune che può essere un museo. E poi appunto gli UGC, per cui l'utente si è trasformato in quello che viene definito prosumer, cioè produttore e consumatore. Ora, sì. Li farò nel frattempo. Dunque, però è molto semplice in realtà. Se io dico schiufos del Corinzio Medio, sto dando una classificazione tassonomica, cioè io e qualcun altro, forse qua dentro in questa sala, capisce di che cosa sto parlando. Se ti dico tazza a figure nere, con delle terminologie che tu aggiungi, mettendo un'etichetta tua perché quella cosa ti ricorda qualcos'altro, ok? Mentre la mia definizione la capisco io e quattro archeologi amici miei, la tua definizione, se qualcuno va su internet e fa una ricerca tazza a figure nere, magari riesce a trovarlo, il vaso, piuttosto che, capito? Cioè è una classificazione popolare, folk in questo senso, cioè più vicina all'uso e all'interpretazione che la gente comune darebbe di una cosa. Fai una classificazione. Cioè questo consente poi di trovare appunto diversamente, di arrivare alla medesima cosa attraverso un percorso logico. Sì. Dunque, è ovvio che anche questo può essere una pratica commerciale, perché coinvolgere gli utenti attraverso tutte queste soluzioni significa creare movimento sul proprio sito e significa ovviamente far vedere in diretta quasi cosa nel frattempo il museo sta facendo, eccetera. E questo però consente appunto di trasformare, vi dicevo, il museo in un'altra cosa completamente, di trasfigurarlo in un luogo che diventa sociale, dinamico, multivocale e partecipativo. E questo significa avere scardinato completamente il ruolo che avevano prima, quei luoghi polverosi della vecchia immaginazione, dei nostri ricordi. Devono essere ormai un ricordo, perché non è più quello il museo di oggi, è il museo come l'utente se lo aspetta oggi. Questo è un esempio appunto di tagging e di folksonomie. Join the conversation significa appunto prendi parte alla conversazione, i racconti delle cose, tales of things. Curator è appunto, vi scrivo qui sotto, un progetto anglosassone che è stato lanciato nel 2011 e in qualche modo consente all'utente che si trova al museo, ma anche online, quindi si può fare sia in remoto che in presenza, di, vedete che ci sono degli iPad nell'immagine laterale, di dare un significato, di taggare un oggetto e di fare catalogare, di lasciare che siano gli utenti appunto a catalogare qualcosa. Ciò non significa che si devono sparare
cavolate. È ovvio che ci sono comunque delle classificazioni, ogni farfalla avrà la sua, però è un modo di rapportarsi all'utente dicendo aiutami, collaborami. La stessa cosa si può fare anche con i QR code lì al curator, per cui si accede col QR code a quell'informazione e si aggiunge un contenuto, si aggiunge un tag, a volte si può aggiungere anche un racconto, perché a me una cosa può ispirare un ricordo, per esempio, no? Mi dite voi se volete fare pausa o quando volete fare pausa. Ok. Il Brooklyn Museum, penso che appunto tutti voi ormai lo conosciate, è un esempio, forse in assoluto il miglior esempio di museo che si è aperto al social ed è stato in grado di creare una valanga di progetti con l'uso dei social, con Flickr soprattutto, con YouTube anche, infatti dice seguici sul nostro gruppo di Flickr, e ha un progetto che appunto è definito Open Collection, in cui all'utente si chiede di inserire le foto degli oggetti, di taggare le opere, giocare con queste tag e fare in modo che la conoscenza dell'utente sia messa in relazione a quella degli altri. E così in realtà si sono create una valanga di collezioni personali sulle collezioni del museo, e questo ha creato un giro sul sito web del Brooklyn Museum enorme, perché ci si sentiva parte di un racconto e lo si faceva proprio secondo i propri criteri, la propria storia. E questo è quello appunto che è presente sul sito del museo. Se tu credi di avere un'informazione riguardo qualsiasi tipo appunto di lavoro tu possa trovare qui, noi siamo felici di ascoltarlo, di sapere di che cosa si tratta da te. Cioè, proprio un'apertura completamente diversa che ha un museo nei confronti del, che ha questo museo in particolare nei confronti dell'utenza. Tant'è appunto che anche sulla piattaforma di Creative Commons il Brooklyn Museum è presentato come un'istituzione esemplare nell'apertura, nell'utilizzo di appunto risorse in open access eccetera, e nello sharing, e soprattutto perché la mission che si è dato il Brooklyn Museum è di espandere la propria comunità di utenti e di aumentare l'esperienza di visita per quelli poi ovviamente reali. Questo appunto ti dice, ti invita, naviga nelle nostre collezioni, e si può farlo attraverso i tag, ma i tag sono aggiunti dagli utenti molto spesso, come vedete appunto al lato è stato taggato painting, poi alla fine alcuni ovviamente sono molto semplici, dipinto, giusto? Altri hanno scritto Old Brooklyn, però sono è un modo di dire questo è quello che io espongo, questo è quello che appunto ho online, aiutami a classificarlo, classifichiamolo insieme. E POSSE, che vedete al lato della parola tags, e la community, si chiama POSSE, di utenti fidelizzati, diciamo, del Brooklyn Museum. E vedete che hanno 105.818 records che sono presenti appunto in quel momento online. E un altro progetto significativo è questo della Powerhouse Museum, che è di Sydney.
e che si basa sempre su questo principio del tagging e delle folksonomie. Si chiama Thesaurus. E questo progetto appunto dice, in pratica, che cos'è il tesauro? Il tesauro è una lista di termini strutturata e definita che standardizza parole usate per l'indicizzazione, però lo fa attraverso le folksonomie, cioè attraverso il contributo degli utenti. Questo aver... qua vi dice suggeriscici nuovi termini. Io ho preso, estrapolato appunto un brandello della pagina web, e ti dice che il sito è questo Thesaurus è regolarmente appunto aggiornato, e se hai nuovi termini, nuovi tag da aggiungere alla collezione, sei il benvenuto e scrivicelo. E nel far questo, appunto, nell'aggiornare il proprio database con i tag degli utenti, il sito web ha incrementato il 100% del suo traffico. Questo è un progetto di Flickr, che è The Flickr Commons Project, che è nato nel 2006, quindi diciamo alcuni progetti sono anche piuttosto maturi per i tempi del social. Ed è un progetto che è stato ha Flickr come piattaforma, ma ovviamente delle istituzioni alle spalle, tra cui appunto la Library of del Congresso, la Biblioteca del Congresso Nazionale Americano, e tutta l'istituzione Smithsonian, tutto il gruppo appunto di musei dello Smithsonian. E qui, tra l'altro, è in italiano anche scritto, ti dice: aiutaci a rendere le foto che ti piacciono più facili da trovare, aggiungendo tag o lasciando commenti. Il tuo contributo e la tua conoscenza arricchiscono ulteriormente queste foto. Quindi, anche qui ti dice, dammi una mano, lavoriamo insieme, aiutaci a catalogare gli archivi delle foto pubbliche nel mondo. Perché, ovviamente, data la mole ormai di... contenuti digitali, soprattutto di immagini online, è ovvio che diventa un attimino complicato. Si parlava addirittura di una cornucopia di contenuti digitali. E questo appunto è quello che si è piano piano fatto. La gente anche ha mandato foto anche di persone, e le ha appunto taggate. Va bene? Quindi quando è partito il progetto, Flickr e la biblioteca sono stati letteralmente sommersi da risposte positive al progetto. E questo appunto ha contribuito non solo a incrementare l'accesso, ma ad aggiungere informazioni e conoscenza. E quindi ti dice, guarda ciò che succede quando lo fa, perché sono aumentati in maniera esponenziale, parliamo comunque di veramente di milioni di contenuti digitali taggati in questa maniera. E quello che ti spiegavo prima è che attraverso il tagging folksonomico dal popolare, appunto, si supera il gap semantico fra il linguaggio scientifico istituzionale del museo tipico dall'alto e quello invece più logico, più tradizionale, più legato alla quotidianità, all'uso delle cose, che può avere un'utenza, diciamo, media. Questo è un altro progetto che ora non è più attivo, è stato addirittura messo in uso nel 98 dall'Exploratorium di San Francisco. È rimasta attiva la pagina perché è stato importante, ed era una esibizione di oggetti di memoria. Le persone partecipavano a questo, stiamo parlando veramente di web 1.0, quindi è stato molto innovativo. Le primissime memorie che tutte queste persone avevano inserito in questo memory guestbook le hanno lasciate online. Quindi c'erano delle cose, vedete anche l'aspetto stesso come è diverso.
un ricordo, un'emozione, si scriveva, si trasmetteva a questa raccolta di memorie, questo guest book di memorie. Questo è un altro progetto, Every Object Tells a Story, che è del Victoria and Albert Museum. Tra l'altro ci sono anche dei progetti come questo, e potete appunto vedere, in cui addirittura si collocavano cabine video in luoghi affollati, centri commerciali, biblioteche, stazioni degli autobus, addirittura nei taxi, per raccogliere, diciamo, i contenuti video anche degli utenti. Sono arrivati a più di 1 milione di utenti, giusto? Però è ovvio che alle spalle avevano un progetto di un certo livello, piuttosto grosso, insieme a Channel 4 e quest'altra struttura che si chiama Ultralab. E hanno, diciamo, interrogato, la gente era interrogata sull'uso delle cose, perché dice appunto ogni oggetto racconta una sua storia. C'era proprio un modo di interpretare quegli oggetti da parte dell'utenza che è diventato una storia, una raccolta di storie su quegli oggetti. Questo è il portale appunto del progetto. Questo è un altro progetto ancora, legato ad un club di Hong Kong. Hanno deciso di fare questa capsula della memoria, anche in questo caso, un posto dove raccogliere la memoria comune, e di, diciamo, loro pensavano di lasciarlo per il 2090. Ora io spero che magari nel 2090, per come corrono le tecnologie, ci siano anche gli strumenti in grado di riaprire quei file, quelle immagini, quei video. Però l'idea appunto era di raccontare il proprio patrimonio e ciò che questa piccola comunità di Hong Kong aveva in comune ai prossimi frequentatori di quella comunità, ai prossimi eredi, diciamo, culturali. E questo è il sito. Poi c'è questa, che è una delle esperienze più recenti e anche una delle migliori esperienze realizzate in Europa. Le storie dalla Danimarca, le 1001 storie dalla Danimarca, sono state realizzate appunto con lo scopo di trasformare questo strumento, questo portale, in un sito che raccolga la memoria di un intero paese. L'hanno fatto con l'aiuto anche degli esperti, ma l'hanno fatto rivolgendosi anche al pubblico. Ed è un sito che, lo vedete appunto, e c'è la versione danese, io sono entrata ovviamente in quella in inglese, che è fatto per comunicare non soltanto però al proprio connazionale danese, ma anche al turista. Questo appunto è la piattaforma, poi ora vedremo altre slide. Ti dice, diventa parte appunto di un sito, della storia di un sito. E queste sono, perché poi esiste anche la app, la vedremo, i luoghi che hanno appunto le loro storie. C'è tutta una timeline, è un progetto, diciamo, molto ben strutturato, per cui si può anche andare a vedere come sono le cose, come si pensa che saranno nel futuro, perché vedete alcune date sono un attimino più in là nel tempo. E queste sono le memorie, la descrizione di questo luogo, vedete appunto sulla piattaforma geotaggato, cioè localizzato, raccontato in questo caso la storia è scritta da questo Morten Stenak. Il periodo di riferimento è quello e ti descrive appunto la storia del posto, per esempio, di questo Compedal Camp. Tu la puoi listen, la puoi ascoltare anche e la puoi condividere. Sì, qua. E questo è un altro progetto ancora, che è il Tales of Things, anche in questo caso, i racconti delle cose. Ed è sempre un esempio
come quelli precedenti, luoghi, cose che, da cui che fanno scaturire, ecco, memoria personale, memoria della propria famiglia, sull'uso, su ciò che è accaduto in riferimento ad uno specifico luogo, eccetera. Anche in questo caso quest'altra piattaforma è un'altra piattaforma che serve per mettere insieme la memoria di tutti. In questo caso, come nel precedente, si possono geolocalizzare sulle mappe di Google, si creano delle collezioni anche digitali e nello specifico poi si possono anche collegare a dei QR code, si può scaricare l'applicazione dell'iPhone che ti consente di interagire direttamente con la piattaforma. E anche in questo caso, appunto, si vedono gli oggetti, in questo caso questa statua, il racconto della statua, poi se ci sono dei testi, dei filmati, delle foto correlate, che si possono ovviamente appunto consultare, condividere, tutto fatto dall'utenza. Questo è l'iPhone screenshot che ti dà appunto l'idea di come procedere poi nel lavoro, se ti trovi nel lavoro di condivisione, se ti trovi appunto in mobilità nei luoghi. E poi questo è un altro, che sarebbe questo, il Tate Movie Project. La Tate Modern Gallery è molto avanti, soprattutto nel rapporto con l'utenza delle fasce scolari. Hanno una propensione, hanno un gruppo, diciamo, didattico rivolto ai ragazzi veramente notevole. In questo caso, anche qui, gli investimenti erano notevoli perché c'era la BBC, c'era la British Academy of Film and Television Arts in mezzo in questo progetto, 5.000 bambini che sono stati trasformati in creatori di contenuti culturali video e hanno appunto fatto un film tutti quanti insieme, ognuno con le proprie idee, con i propri spezzoni, eccetera. Ma è stata talmente tanto esaltante questa esperienza e il suo risultato che la Tate Modern ha deciso di lasciare aperto un canale per i ragazzini per poter continuare, se vogliono, a creare appunto video, a creare film. E infatti, qua ve lo dico, a marzo c'erano quasi 2.700 corti che erano prodotti dai ragazzi. E questo lo staff del museo lo fa mettendosi a disposizione, dicendo, relazionandosi con i ragazzi attraverso i blog e aiutandoli a sviluppare il loro lavoro. E infatti dice vi ringraziamo tutti, eccetera, eccetera. Questa è la schermata della piattaforma. E questo è nello specifico appunto il Tate Kids, proprio perché esiste la versione portale del Tate rivolta esclusivamente ai ragazzi. C'è quest'altro che è sempre del Victorian Albert Museum, che si chiama Spazi Creativi e che mette insieme le collezioni di 9 musei da una parte, ma ti fa fare l'upload appunto dei tuoi contenuti, ti dà la possibilità di creare all'interno di quelle collezioni le tue collezioni e di appunto condividerle con gli altri. Quindi vedete insieme, io ho cercato di sintetizzare nei titoli delle slide, in realtà vedete che si mescolano fra loro, diciamo, i vari modi di far partecipare l'utenza: tagging, fluxonomie, user generated contents, storytelling, sono tutti infilati alla fine molto spesso nell'unico calderone, che è questo della partecipazione dell'utenza. Se volete ci fermiamo qua, perché poi riprendo dal sì. Grazie.
lascia molto libero.
Sì, ok. Allora, gli esempi che ora vi porto sono esempi di tagging geosociale, cioè tagging sociale, perché è fatto con i social media, sulle mappe. Quindi anche prima in realtà c'erano su Google Map identificate. Significa dare un luogo a una storia. Quello che appunto è il nome di questo progetto è Storie sulle geografie, che è un gran bel titolo ed è in questo caso un blog partecipativo aperto sia alle istituzioni, voi potete vedere diciamo l'elenco in questo caso di musei, associazioni e utenti che hanno partecipato. A seconda del colore appunto dei pallini si distingue il tipo di contenuto, istituzionale o meno. E si tratta di un appunto museo diffuso che è tale perché è su un'ampia area geografica, che può essere restituita ovviamente in questo caso soltanto tramite la piattaforma web, legata appunto alla memoria dell'antifascismo e dell'Olocausto. Ed è aperto alla partecipazione collettiva. In pratica, attraverso questa mappa appunto dell'Europa, si racconta la memoria di quei momenti, di quelle tragedie. E quindi, se voi vedete, per esempio, il Museo della Deportazione Giudaica della Resistenza ha inserito dei suoi contributi. Ognuno di questi pallini ovviamente ha una sua scheda, un suo ricordo, un suo contenuto che può essere audio, video o fotografico. Ed è un progetto anche abbastanza vecchio perché comunque è del 2007. Uno dei progetti più significativi è questo, Murmur. Questa è l'home page ed è un esempio appunto di storytelling digitale fatto in Canada, a Toronto, nato nel 2003, ma si è sviluppato in numerose altre città. Murmur significa appunto mormorio alla fine, no? Ed è definito come una sorta di progetto documentario basato sullo storytelling geolocalizzato. Per cui in pratica se si gira per Toronto si trova un segnale visivo rappresentato da un orecchio verde che è il Murmur Listening Spot che l'utente è invitato ad ascoltare col proprio cellulare. Si telefona al numero e c'è una voce dell'utente che racconta una storia di quel luogo che è una storia secondaria perché è la storia di chi ha vissuto quei luoghi. Un mormorio appunto che però in qualche modo viene salvato, è salvato attraverso le tecnologie, è distribuito a quel punto, è narrato, fatto conoscere attraverso le tecnologie. Quindi in questo caso appunto a Toronto ci sono tutti questi Murmur Listening Spot distribuiti lungo il percorso, per cui chi vuole ovviamente o anche è semplicemente interessato e vede sto orecchio verde telefona a questo numero, non spendendo niente, e sente quel contenuto. È un progetto, anche questo vecchiotto, perché è del 2003. Ora si andrebbe probabilmente col QR code, eccetera. E questo è quello che, diciamo, su questo blog di Luca Melchionna, appunto, si parla del MART in generale. Ed è una pagina sul MART, che descrive appunto il MART, quello che è, un museo veramente 2.0, è forse il primo, anzi secondo me il primo dei musei italiani che si è aperto totalmente. L'ultima del MART è il Wikipediano, non so se l'avete letta. Per chi non lo sapesse, il MART ha deciso di lanciare diciamo, una
campagna per far venire presso la sua sede un, come si dice, un contributore di Wikipedia certificato Italia, che andrà lì 6 mesi a lavorare, e i curatori vari o comunque il personale del museo si siederà, si metterà a fianco del wikipediano, appunto, e insieme collaboreranno alla stesura di quelle voci che mancano, alla correzione di quelle sbagliate, all'inserimento di tutte quelle voci che possono avere a che fare anche lontanamente col MART. Per cui la scheda biografica dell'autore di cui esiste un quadro in collezione al MART. Sì, hanno di lavoro. Sì, ed è onestamente dà l'idea, questo per esempio è una cosa che ancora in qualche modo manca nei nostri progetti. Io penso e spero che i progetti che arriveranno 2014-2020 tengano in considerazione una cosa: la lingua italiana si parla nel mondo, non si parla nel mondo, diciamo, perché l'87% racchiude le prime 10 lingue parlate nel mondo, il restante 13% raccoglie tutte le altre, in mezzo c'è l'italiano. Se i nostri progetti prevedessero anche un budget di Wikipedia checking, in, non solo in italiano ma anche nelle altre lingue, e si dicesse: io voglio fare un progetto sugli itinerari archeologici della Puglia, bene, all'interno di questo progetto sarebbe opportuno che quello che viene scritto, anzi che ci sia un comitato proprio di controllo di ciò che c'è online riferito a quegli argomenti, e che si provveda a prendere quello, cioè se è scritto per bene, che ben venga, ma che si provveda a tradurli e a inserirli nelle altre lingue, perché noi non esistiamo su Wikipedia nelle altre lingue, cioè le pagine in inglese, tedesco, proprio lontano, francese, eccetera, sono poco e niente. Io mi è capitato di censire un pochino le pagine di Wikipedia per quello che riguardava la Sicilia, ed è veramente deludente. Poi alla fine perché vengono a cercare la mafia in Sicilia? Perché anche su Wikipedia, se parli di cultura, a un certo punto dopo i primi 3 paragrafi si parla di Corleone e così via. Quindi se si continua anche a far arrivare attraverso queste piattaforme, si continua a far arrivare questo messaggio, continueranno a cercare quello. Allora, un progetto, prima abbiamo parlato dei progetti in realtà internazionali. Questo è un progetto simile a Curator, che vi avevo presentato all'inizio, però diciamo con quell'atteggiamento che abbiamo noi italiani di controllo dall'alto eccessivo. Quindi se da una parte Curator si allargava all'utenza e al contributo in maniera abbastanza, appunto, aperta, questo che è un progetto del Museo Galileo, che è un altro, diciamo, dei nostri musei anche con una presenza virtuale, diciamo, notevole, ha creato appunto questo catalogo che è un inventario virtuale delle invenzioni strumentali e meccaniche dall'antichità al XVIII secolo. Ora, è creato con la collaborazione degli utenti. Gli utenti si registrano, possono partecipare indirettamente alla costruzione del catalogo, suggeriscono correzioni, aggiunte, aprono discussioni, ma non caricano contenuti, non caricano definizioni, ok? Sono inseriti solo dopo un'accurata valutazione dei curatori, e l'utente non può intervenire sulle singole schede. Quindi, in un certo senso, rimane un poco quella classificazione tassonomica, per quanto si tenti di aprirsi, però è uno degli esempi, diciamo, in questo senso di apertura ristretta all'utenza. E qua infatti vi dico quali sono proprio le differenze che vi ho già detto. Quindi Furor Mechanicus è ancora fortemente condizionato dalla supervisione a livello interpretativo, che è tipica del tradizionale filtro curatoriale, quello che dicevamo appunto prima,
che però viene imposto all'utente. Questo è un altro esempio, non so se lo conoscete, il Museo Virtuale della Memoria Collettiva della Lombardia. Anche questo è piuttosto, mi pare che sia del 2006-2007, è un progetto che è nato con la raccolta delle storie, con la raccolta delle, anche delle tesi degli studenti, e è un museo che non esiste ovviamente, stiamo parlando di un museo virtuale, di quelli però virtuali presenti esclusivamente online, che raccoglie la memoria attraverso dei temi che sono quelli che vedete: la guerra, i trasporti, cultura e spettacolo, sport, lavoro, commercio, politica, infanzia, paesaggi e vita quotidiana. Si intravedono, perché sono poco... Allora, la guerra, i trasporti, cultura e spettacolo, sport, lavoro, commercio, politica, infanzia, paesaggi e vita quotidiana. Questi sono i 10 temi, i 10 argomenti di base all'interno di questo database, che appunto è stato utilizzato come un centro di raccolta, perché questo è stato, tra l'altro attraverso numerosi canali fino alla radio, ed è un appunto museo di tipo bottom up, appunto dal basso, nel 99, scusate, quindi proprio ho sbagliato la data, e qui si possono trovare le memorie, vecchie riprese, lavori di ricerca confluiti appunto nelle tesi, i diari, le lettere, quindi le documentazioni private, tutto quello che può restituire, può servire a restituire un quadro della memoria comune di questa regione per specifici argomenti, per specifiche epoche storiche. Per cui appunto in questo caso il 25 aprile del 45, queste saranno foto appunto di un milanese che avrà fatto questa foto nel momento in cui c'era un posto di blocco il giorno della liberazione. Sì. Ecco lì, questo in questo caso ci sono tra le altre cose le date precise sopra, diciamo, del timbro postale, questo sì, e tendenzialmente in casi come questi chiedono di fare molto spesso fronte retro, e dietro c'è scritto che cos'è, quando fosse una cartolina, questa forse è una cartolina addirittura, non è una fotografia, però ci sono comunque, credo, delle forme in ogni caso di controllo. È difficile, cioè bisogna evitare ovviamente di spacciare una cosa per un'altra. Da una parte ci si affida anche al buonsenso dell'utenza, dall'altra certo ci saranno in questo caso anche dei comitati che valutano la qualità. Sì, un minimo di valutazione ci deve essere, perché non, se io sto caricando una foto dal contenuto hard non ha niente a che fare qua dentro ovviamente, quindi qualcuno deve intervenire e toglierla se non c'entra niente. È ovvio che comunque un minimo, diciamo, di... Lì si valutano i suggerimenti addirittura, quindi nemmeno definizioni o contenuti, perché questi sono contenuti che l'utenza fornisce con, diciamo, la didascalia, con la descrizione eccetera, che carica e che comunque un comitato stabilisce se pubblicare o meno ovviamente, ma tendenzialmente se è buon materiale viene pubblicato. Questo sul effettiva, cioè, io non lo so, ma il milanese lo saprà, che un milanese di quegli anni saprà che quello era uno scorcio di Milano,
quindi. Che quella non c'entra niente. Sì, magari di certo. Perché c'è sempre in qualche modo, diciamo, sempre l'aspetto dell'istituzione che certifica la qualità dell'informazione che dà. Questo sicuramente. Questo comunque ci deve essere, perché ne va a discapito dell'istituzione. Cioè libertà sicuramente. E apertura, però un minimo di controllo è normale che ci sia, dipende la tipologia del filtro, quello precedente è questo, sempre dobbiamo immaginare che ci sia comunque un minimo di controllo. Non credo che ci sarà, c'è una fase di sì, c'è una fase. Ma se cos'era il Powerhouse Museum, quello di Sydney, diceva che ogni 6 mesi aggiornavano, mandate i vostri contenuti, hanno comunque. Sì, cioè il filtro ci deve essere, dipende quanto sono larghi i buchini di questo filtro. E questo è il museo invece Leonardo da Vinci. Che appunto è un altro dei musei, in genere sono musei di scienza e tecnologia, appunto quelli più aperti di tutti, o comunque che lo sono stati più di tutti, o di arte contemporanea come il MART. E attraverso una serie di mostre, questa è ancora online ed è appunto nella categoria mostre passate, si sprona l'utente a ricordare, infatti dice il museo ti rinfresca la memoria. Cosa ti ricorda questa cosa? E si sono creati appunto dei musei personali. Dice, a volte gli oggetti del museo raccontano storie personali, come quelle dei collezionisti che li hanno amorevolmente raccolti e poi donati. Tu conservi o ancora usi un oggetto caro, ricordo di una persona o di un momento speciale? E quindi raccontacelo. Ti dice un giocattolo d'infanzia, un utensile, dei tuoi nonni, dei tuoi genitori, un quaderno di quando eri bambino. Inviaci la foto di un oggetto che racconti qualcosa di te e un commento. C'è anche un modo diverso di approcciarsi, proprio il linguaggio utilizzato, il tu, un linguaggio appunto semplice, informale, familiare, un oggetto caro. E qua, per esempio, ci sono queste immagini. La gente si è fotografata le cose a casa e li metteva, dice, questo era, ricordo mio padre usare negli anni 60-70 questa calcolatrice tedesca, oppure quella culla, appunto, un altro sotto era ancora una culla. E sono immagini, materiali, quello che sia. Se andate a spulciare qui, troverete foto di oggetti, ci sono anche audio di musiche che ricordano. Ora arriviamo ad Arca dei Suoni. Questo è il secondo quaderno di Arca dei Suoni. Io l'ho presentato nelle mie ricerche già da qualche anno come il miglior esempio forse di museo partecipativo. Non dico sicuramente in Sicilia, uno fra i migliori in Italia. Arca significa appunto archivio condiviso e aggiornabile dei suoni. È stato lanciato, mi pare, a febbraio del 2010, qualcosa del genere. E in realtà è quello che viene definito un archivio sonoro aperto. Archivio sonoro, cioè di suoni. Affinché tutti si collabori alla salvaguardia, alla conservazione della memoria storica e antropologica delle tante comunità che popolano la Sicilia e alla realizzazione comune di una carta geografica dei suoni. Questa è la pagina
è www.arcadesuoni.org, mi pare. L'archivio è organizzato, aspettate, in questo modo. Ha la sua mappa, i contenuti sono geolocalizzati e poi l'archivio è organizzato ovviamente per temi principali, per macrotemi. Storie di vita e di testimonianze, mestiere e saperi tradizionali, musica folclorica, narrativa orale, suoni delle feste, c'è dialetti e parlate, voci dei mercati e così via. Ed è organizzato appunto in questa maniera, con un database. Però è un sistema aperto. Cioè significa che io che voglio raccogliere il ricordo di quando i tedeschi... di quando gli americani arrivarono a Catania, si misero a ballare, non mi ricordo il ballo qual era, appena liberata nel cortile della sede dell'università, in piazza Università, con le ragazze di Catania appunto lì che festeggiavano, allora mi metto lì, registro la voce di mia nonna, carico il file e dico testimonianza di... della signora, eccetera, tal dei tali, che racconta questo e quest'altro. E in genere appunto l'archivio è strutturato in questa maniera. Ci sono appunto anche, vedete, poesie, ambiente naturale, ambiente urbano, perché ci sono anche gli uccelli, oppure i suoni delle campane, tutto ciò che può essere immateriale dal punto di vista sonoro, che è il dialetto, che è la parlata, che è il proverbio, che è tutto ciò che può anche essere in via di dispersione, perché in molti casi si tratta di patrimonio appunto immateriale di persone che hanno già una certa età e che si scomparirà con loro. Questo è uno strumento per conservare memoria digitale di questo, che ha appunto la sua carta geografica. È un progetto iniziato con delle scuole di Palermo e Trapani nel 2010. Quindi ancora si deve espandere un po' di più verso est in Sicilia. Però la gente va online, carica il suo contenuto, che comunque viene controllato ovviamente, però poi quando si trova caricato il proprio contenuto, il proprio ricordo, la propria registrazione, ci fa tornare gli amici, eccetera. Questo al 16 marzo, ecco, febbraio 2010, è il numero di visite che ha avuto questo sito. E sono... Ora, mi hanno detto che abbiamo superato quasi 1.600.000. Non stiamo parlando di uno del portale, ecco, del Louvre, però stiamo parlando comunque di un archivio digitale, ma di qualcosa che è stato in grado di attirare l'utenza, e questa è utenza che non possono essere soltanto la trentina, quarantina di insegnanti che hanno collaborato all'inizio in questi progetti o i loro alunni. È stato poi un crescendo ovviamente di interesse dell'utenza remota in genere nei confronti di questa cosa, perché io penso a chi può essere siciliano di terza generazione, espatriato, che magari viene a scoprire questo sito e si viene a sentire la filastrocca che si ricordava che il nonno, mentre lui in Argentina, mettiamo. Sempre discorsi di geotagging, questo è un altro progetto legato, storie sulle geografie, sempre lì. In genere, non so perché, molti sono progetti legati alla memoria antifascista a Torino, in realtà, cioè alla memoria antifascista in generale, questo è il Museo Diffuso di Torino, già è diffuso di sé, ha realizzato appunto attraverso questo geoblog un mappa che
serve come piattaforma per raccontare e raccogliere i ricordi nelle singole strade della città. E in realtà, se si gira appunto in quelle strade per Torino, ci sono questi QR code in cui sono le persone che le hanno vissuto quegli episodi che li raccontano, quindi è un racconto di prima mano, ok? Non è il come sarebbe se io facessi, ecco, la registrazione a mia nonna, per intenderci. E dicono appunto che sia il mezzo migliore per condividere questa storia di cui quella persona è portatore con le nuove generazioni che questi episodi ovviamente non li hanno vissuti. Viverli sentendo l'emozione di chi li ha vissuti sul luogo dove li ha vissuti crea un'emozione diversa, lo fa vivere il luogo. Questa è la descrizione che viene fatta appunto dai programmatori di questo geoblog. E dice, sì, per noi si trattava di capire come far arrivare a coloro che non hanno legami diretti con quel periodo storico il senso e la memoria di quello che è stata la resistenza, l'olocausto, la guerra. Ci sembra importante che questi messaggi arrivino a loro, perché agli occhi di chi non li ha vissuti sono anni che possono sembrare lontani come rinascimento. E invece quello di cui abbiamo tutti bisogno è un dialogo attivo e partecipato con le nuove generazioni, che a loro volta avranno il compito e la responsabilità sociale di farsi vettori depositari di quella memoria. Quindi questi archivi appunto di memoria, di suoni, di racconti, di storie, sono il mezzo che abbiamo noi oggi, uomini del 2010 abbondante, per lasciare traccia, che non sia semplicemente una traccia cartacea, perché il racconto a voce non lo rendi così, lo rendi come lo si poteva fare anche con le audiocassette come facevamo noi che registravamo, però ha un altro spessore il ricordo dalla viva voce. Con le nuove tecnologie questo si può anche agganciare appunto ai territori. La stessa cosa appunto, sempre il Museo di Torino, questo è sempre all'interno del portale, un'altra mappa che ha a che fare con il Museo Diffuso della Resistenza. Quest'altro che vedete qui è un altro geoblog, sempre con ragionando sempre con Google Maps, eccetera, che è Urban Experience, ed è un geoblog legato appunto a Roma. È un geoblog di Roma. E anche in questo caso si racconta la propria esperienza, si fa un proprio diario, si raccontano le proprie storie utilizzando quelle che sono appunto le opportunità che sono fornite dalle mappe. Non solo quella di fare blog, ma di integrarlo con le immagini del territorio, visto sia dal basso delle azioni nel territorio, sia dall'alto, dai satelliti, dallo sguardo dal di fuori. Quindi ci sono infatti sia foto fatte dall'utenza che foto che ormai si possono trarre da Google Art, per esempio, no? E quindi c'è chi descrive per esempio la piramide di Caio Cestio con il testo programmatico di Le Corbusier. Quest'altro, percorsi emotivi, vedete? Allora, è un altro geoblog però per la città di Bologna ed è legato alla percezione che la gente ha di quei luoghi e quindi in un certo senso si è voluto fare un discorso emozionale, quindi cosa ti ricordi oppure cosa hai scoperto della città, vedete le emozioni, okay, che ci sono di lato, cosa ami, cosa ti fa paura, cosa temi, ok? Qui c'è Sabrina che scrive che in questo posto ha dato il suo primo bacio d'amore, per esempio. Ed è appunto un invito al gioco, estetico ed emotivo, un invito al racconto, a condividere parole, immagini e suoni legati a un luogo di Bologna, un vicolo, un ponte, eccetera, eccetera. Anche
In questo caso è un modo differente di raccontare, non necessariamente deve avere un pezzo di storia di quella anche secondaria che andrebbe nei libri, basta che tu abbia un ricordo di un luogo alla fine, no? Per renderlo vivo e vivo agli occhi anche di altri. E questo è un progetto che non so se conoscete, Noi L'Aquila. Qui c'entra Google. Google ha, dopo appunto quello che è successo, ha lanciato questo progetto a cui stanno aderendo anche alcune comunità in Giappone e altri paesi che sono tendenzialmente martoriati dai terremoti. È un progetto del 2012, è stato un progetto formativo da una parte, perché Google ha messo i suoi esperti a disposizione di circa 200 persone dell'Aquila, in modo tale da cercare di ricostruire l'Aquila, non certamente con i progetti di Bertolaso e Company, visto che non ci si riusciva, almeno diciamo attraverso le tecnologie. E quindi, vabbè, questa è la resa che si ha con Google SketchUp. Si è cercato appunto di ricostruire con quello che i cittadini avevano dei ricordi digitali della propria città. Quindi queste case sono state rifatte appunto con Google SketchUp attraverso delle fotografie che erano conservate, magari non esistono più questi palazzi. E qui hanno fatto sempre alla stessa maniera. Ci sono testimonianze sui luoghi, racconta, esplora e ricorda, infatti, esplora la città dell'Aquila, condividi i tuoi ricordi e contribuisci alla ricostruzione della sua memoria per ispirarne il futuro. È stata, diciamo, un'operazione come tante che forma i Google, però ha avuto comunque un suo significato. Questo è come e com'era il centro storico dell'Aquila, e le varie icone a goccia raccolgono le testimonianze degli aquilani, i ricordi, le foto che ognuno di loro appunto aveva. E appunto questi sono le gocce. Considerate anche che molti, per esempio, non so se vedete qui, c'è scritto 16, 11, cioè significa che all'interno di quella goccia ci sono 16 testimonianze. Ora di recente mi è capitato... Da Google, no. Di questo genere. Fresco fresco, sì sì. Tra l'altro, infatti, perché invece questo è stato analizzato adesso da degli esperti di relazioni sociali all'interno di queste comunità online, e proprio si analizzavano i post. Non mi ricordo gli autori, l'ho letto poco tempo fa questo articolo. E gli autori analizzavano non tanto la quantità dei post, quanto la qualità e il fatto che tendenzialmente sono tutti ricordi, ricordi del passato, di quando si giocava in quelle strade, o che appunto il primo bacio, la prima uscita con la mia fidanzata. Non c'era per esempio molta polemica, per quanto io pensi che avessero tutto il diritto di fare polemica, però probabilmente non hanno ritenuto che questo non fosse il luogo. Questo è un altro progetto che è stato presentato da poco e che si svilupperà e sarà presentato anche in molte città internazionali. Ho avuto modo anche di parlare con il programmatore. È stata presentata dal MADRE,
che è capofila, diciamo, di questo progetto a Napoli, ed è una piattaforma che si basa, allora questo è un sistema che porta alla scoperta delle collezioni permanenti di arte contemporanea dei musei, centri d'arte, siti storici della città di Napoli. Un modo di usare la tecnologia per favorire percorsi turistici ed esperienze estetiche innovative, ma anche per condividere e promuovere il patrimonio pubblico dei musei napoletani presso il pubblico che viaggia con lo smartphone in mano. Ma questo tipo di viaggio, diciamo, si basa su emozioni, estasi, sorpresa, gioia, malinconia, meraviglia, amore, paura e rabbia. E anche lì sono degli itinerari emotivi dell'arte, per cui tu che stai girando per Napoli ti scarichi, ci sono anche in arrivo su Milano, Torino, Firenze, eccetera. A seconda di come ti senti, chiedi, diciamo, il suggerimento all'app, per esempio, mi sento malinconica, ma io faccio l'itinerario, diciamo, dell'arte per la città di Napoli sulla base di quel sentimento, che è quello che può essere venuto fuori non tanto, diciamo, agli ideatori, ma ai singoli utenti che di volta in volta hanno spiegato perché deve essere motivato il perché un posto mi crea malinconia. E questo è anche la pagina Facebook, c'è anche la pagina Twitter, infatti è emozioni, esperienza urbana, social network, turismo, tempo libero, diciamo un po' tutto. Ora, quali sono? Io qui sto per concludere la parte, diciamo, così. Poi, se è possibile collegarci, vi volevo far vedere Arca dei Suoni e spulciarcelo magari un pochino insieme. I vantaggi della partecipazione alla produzione culturale, secondo Maria Teresa Natale e Nicola Ruggero del 2010, un PowerPoint che presentarono ad un convegno, sono l'economicità, perché le risorse limitate non consentirebbero una partecipazione così ampia. Pensiamo a The Flickr, il progetto di Flickr che coinvolge milioni e milioni di contenuti digitali fotografici. La controllabilità dei dati, perché quello che vi dicevo, anche la, come Wikipedia, no? Il fatto che ci sia un'ampia partecipazione consente una corretta comunicazione dei dati, perché se tu dici una cavolata, arrivo io e ti correggo. O comunque segnalo che quello che stai dicendo non è corretto, ok? Quindi laddove sfugga, per esempio, ad un museo un tag impreciso su un oggetto, cioè definire una cosa babilonese come di un altro periodo storico completamente, può venire qualcun altro e dire: scusami museo, guarda che non ti sei accorto che ti hanno attribuito questa cosa ad un periodo piuttosto che a un altro. E allora lì. Ma è anche partecipazione anche quella. Non è ci siamo? Sì. Che è quello tassonomico. Sì. Si può essere esatti anche a dire tazza a figure nere, non necessariamente schiuffo del Corinzio. Cioè, questo dico io. Ok. Per questo dico, ci sono. Sì. Ecco. Va bene. Vabbè. Io comincio un po', come museo, so benissimo, no, che questa è partecipazione, ma il mio ruolo. Vabbè, lì ci può stare il racconto, nel senso, se c'è una foto di quelle uova, magari qualcuno potrebbe dire: ricordo che c'era una contessa che era convinta di avere queste stesse uova di dinosauro.
arriverà qualcuno che poi lo segnalerà, perché poi arriva. Sì, e nel frattempo si dà. Sì, 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 infatti. Ora, è ovvio che stiamo parlando di progetti che hanno alle spalle probabilmente decine di migliaia di persone, ok? Cioè, perché se parliamo dello Smithsonian, parliamo di un... Ecco. Con un... Secondo me sì. Però ci vuole pazienza e personale dedicato. Esatto, diciamo, personale che dedica una parte del suo tempo oltre a fare varie cose, anche a far quello. Cioè, c'è anche questo. Sì, sì, sì. È una realtà appunto particolarmente. Certo, certo. Allora, il curator è un progetto di musei legati a quel materiale, a quella tipologia di materiale, fossili, eccetera. Lì però ti dice un'altra cosa, lì ti dice secondo te che cos'è, secondo te a cosa serviva, è un È un modo, allora ci sono vari modi, non necessariamente, non si deve per forza prendere un'opera d'arte e dire ok, dammi un'attribuzione, un periodo storico, l'autore, riconoscimi questa cosa, eccetera. Si può anche dire, c'è questo oggetto, a te cosa ricorda, che collegamenti ci trovi, c'è un modo differente appunto di rendere partecipi, attraverso anche delle associazioni mentali, che lì possono facilitare quel tagging folksonomico che vi dicevo, ok? Per cui personalmente non arriverei ad un'associazione mentale tra un oggetto e un altro, perché è lontano mille miglia, perché ho un ragionamento scientifico sul primo, e qualcun altro, insieme a quel qualcun altro ancora, che non è preparato scientificamente come me, può essere in grado appunto di arrivare a quella definizione attraverso il percorso fatto da un altro più semplice. Sì, sì. Ma è una forma di coinvolgimento. Come vedono voi che siete dall'altra parte, da questa parte, come vedete voi il fatto che comunque si suggeriscano comunque, perché comunque ci sono uomini che hanno perso la vita. Certo, ma questo non lo... Allora, il... Non si deve, bisogna pensare che comunque ci si deve rivolgere a dei target di utenza, ok?
Quindi targettizzare l'informazione e fare in modo che dal semplice si vada al complesso. Questo è il lavoro che ormai si deve fare. Il problema è che abbiamo fornito il complesso fino adesso. Sì, sì, no, ok. Se l'utente è questo tipo di... Se l'utente... Sì, cioè, sono, io ho presentato una carrellata di esempi di come si, si può vivere, diciamo, attraverso anche il, appunto il, le piattaforme, il tagging sulle, sulle mappe. Un territorio e lasciare un ricordo. Comunque il tipo di utente interessato ad approfondire è l'utente che comunque se va nel museo e vuole approfondire, approfondisce se gli dà gli strumenti per farlo, okay? Però nella maggior parte dei casi l'utenza che si reca in un istituto culturale dai bambini in poi hanno una preparazione non eccelsa. Ora, a parte i gap ormai conoscitivi e cognitivi delle nostre scuole e università, ormai non si è tanto nemmeno in grado di fare un racconto storico. A me è capitato di fare degli esami di italiano e quando non sanno collocare un personaggio della letteratura moderna e contemporanea, nemmeno chissà quando, all'interno di un periodo storico, cioè quando tu sposti la domanda dalla biografia letteraria al ma di che guerra parliamo, allora lì questo tipo di collegamenti che noi eravamo e siamo abituati a fare non esistono più, quindi ci sono delle carenze enormi. Da questo punto di vista bisogna pensare a fornire delle informazioni che certo diano quel di più, perché non stai andando a leggere un fumetto, ti stai recando in un museo, quindi devi fornire comunque delle indicazioni ulteriori per approfondire, ma devi poter arrivare al grado ultimo che è la schiufos del Corinzio Medio, se l'utente finale può essere interessato anche a quello. Ma se io entro in un museo, come mi è capitato, e nelle vetrine vedo Corinzio o vedo che c'era? Ceramica attica, ok, io non interesso, non sono stimola. Lì è un problema sicuramente del comunicatore, del curatore, che si deve un pochino, diciamo, abbassare di livello, perché quello è che si chiede. No. Si è scaricato? Ok. Ripeto, io come museo ho il dovere di aiutare un'evoluzione delle conoscenze base con cui si arriva ad un museo, che sia un luogo virtuale, che sia un luogo reale. Quindi se io devo fare una banalizzazione... Bisogna trovare gli escamotage per attirare e riuscire a lasciare il messaggio che si vuole. Ma io non penso neanche al messaggio che io voglio.
ma no, è cioè, il dovere di dare. A lasciare un contenuto, ok? Cioè a fare in modo che quella visita abbia avuto un senso, cioè non che sia passato da lì come potrebbe passare da delle vetrine dei negozi e uscire via. Perché a me va benissimo che l'utente decida lui il percorso che vuole fare all'interno dei contenuti di conoscenza che io gli sto offrendo, che decida lui di rimodularli, però se io non gli ho dato una base per poterli rimodulare, a me sembra un gioco che rimane un po' privo di contenuto. E infatti bisogna saper sì. Ma io credo che ci siano diversi livelli, perché infatti, sicuramente questa è il futuro, sicuramente sono tecnologie, insomma metodologie di cui tener conto, non si può fare a meno di questo. Poi ci sono dei limiti fisici oggettivi, il discorso che si faceva la banda larga, non tutti ancora sono in grado di usare certe tecnologie, eccetera, e quindi però queste sono cose che col tempo via via si andranno eliminando. Si spera. Poi, a mio parere, c'è un altro limite, che è quello che abbiamo accennato, che si diceva prima, anche del controllo anche dei dati che vengono, perché sulla rete passa di tutto, quindi bisogna essere sicuri che se sto su un sito, questo sito mi deve garantire la qualità, perché le informazioni sono state in qualche modo filtrate, e quindi questo credo che sia un aspetto importante. E un terzo aspetto anche che io ritengo importante è quella della formazione di nuove figure professionali che devono stare, come dire, all'interno di questo mondo, perché adesso c'è ancora forse una divisione tra il grafico, cioè il grafico, il web design, insomma l'informatico e lo studioso, e non ci sono figure intermedie tra queste due professionalità, esatto, che invece possono... Io credo che ci sia una discussione in corso sulla carta delle professioni museali, proprio per aprire a delle figure che sono... Sì, ma questo significa ormai il coinvolgimento, per esempio, delle università in questo discorso. Questo è fondamentale, perché poi chi deve formare, cioè voglio dire, se andiamo in un qualsiasi museo qui sul territorio, ma quelli che ci stanno dentro a malapena sanno accenderlo il computer, quindi figuriamoci tutto questo bel discorso che ci stiamo facendo dove presenti esclusi. No, beh, vabbè, insomma, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti, inutile. Poi certo ci sono le eccellenze, diciamo. Quello sì, per carità, come in tutte le cose, però mediamente la formazione, ma parlo anche dai dirigenti fino ai custodi, è, diciamo, alquanto limitata in questo campo. Però se noi vogliamo usare queste tecnologie per arrivare ad un pubblico più ampio, eccetera, dobbiamo essere in grado di controllarle e maneggiarle, perché sennò voglio dire, tutti quanti sanno fare una paginetta web interattiva più o meno. Per chi c'è dentro. Sarebbero necessari corsi di aggiornamento per chi c'è dentro. Posso dire un'ultima cosa velocissima? La maggior parte mi dicono: io Facebook non ce l'ho, non lo conosco, non mi piace. Vabbè, posso dire un'ultima? Quindi, cioè, questo fa parte anche di politiche, per esempio, di finanziamento, che vedono come oggetto principale l'acquisto della vetrina e non l'assunzione, per esempio, di una figura professionalmente qualificante. Ma infatti l'errore di molti... Abbiamo di la Regione Puglia... Il problema dell'assenza nei social di molte realtà museali locali non dipende neanche dalle figure interne, ma dipende da regole che impone l'azienda madre, che vede Facebook, Twitter, allora, nel i social in cui, come momento in cui di sono distrazione. Bloccati, perché sono bloccati sulla maggior parte dei computer, delle reti, insomma, aziendali, amministrative, eccetera. Quindi già se uno deve lavorare da Facebook, a me mi chiamano la sera per dirmi: ok, ho caricato questo contenuto perché dal lavoro non lo posso fare. Sì, ma questa è la realtà. E questo... Perché non si è capito che Facebook è uno strumento anche economico, perché quello poi è... Ormai la circolazione delle informazioni a tutti i livelli passa da lì. Se c'è un evento, se c'è una mostra, si invita e si fa da lì promozione, qualsiasi cosa. Quindi, non si sono adottate... Esiste una legge
che è quella appunto del 2005 sulla pubblicazione, sull'amministrazione digitale della funzione pubblica. Esistono le linee guida per l'uso dei social nella pubblica amministrazione che sono del dicembre 2011, che la funzione pubblica ha fatto uscire fuori e che dicono: amministrazioni, quali che siete, vi dovete rassegnare, dovete aprirvi ai social. Come si fa un profilo Facebook? Il profilo Facebook deve essere aperto, pazienza se vi criticano, ma dovete, sì, anche questo, diciamo, sta nel gioco, perché altrimenti diventa una brochure digitale. Ora, io ho avuto a che fare con la direttiva su Facebook della Regione Siciliana, in cui c'era scritto: apritevi Facebook alla condizione che non accettate amicizie, non chiedete amicizie, non consentite la condivisione dei contenuti, non... Allora non c'è... a che serve? Non, scusate, consentite commenti, l'unica attività consentita all'utenza è il mi piace. E allora questo significa che non hai capito niente del significato del social. Quindi da una parte scoraggi l'amministratore che vorrebbe essere presente, perché dice: ma che lo apro a fare se io Facebook di mio lo uso diversamente? Certo. Non lo apro. Cioè, se io lo devo aprire per caricarci una foto ogni tanto e basta, ed è una brochure, perché quello diventa una brochure digitale, né più né meno, sì, allora non lo apro. Sì. E io, diciamo, dovrebbe, spero, passare a breve un'altra direttiva su Facebook in cui si dice: secondo le linee guida della pubblica amministrazione, la funzione pubblica, che dice questo nel dicembre del 2011, adeguatevi. Quindi aprite il profilo Facebook, apritelo ai commenti, ovviamente aperto, 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 perché così deve essere. Sì. Poi ci sono comunque alcuni che non consentono di caricare contenuti, cioè anche lì, cioè anche avere un profilo Facebook che può avere, come abbiamo visto, milioni di mi piace, di un museo dell'arte contemporanea, significa che faccio? La bacheca la apro o la chiudo? Se la apro, tutta quell'utenza mi può caricare quello che vuole lì sopra, poi sta a me, che sono ovviamente lì, ci sarà uno staff, non uno, ci sarà uno staff di persone che è dedicato al controllo ogni mezz'ora di quello che c'è su quel profilo, su quella fanpage o quello che sia, e lì decidi se il contenuto è volgare, viene automaticamente censurato a volte da Facebook, ma se sono contenuti non attinenti, li cancelli tu. Sì. Io, se permetti un attimo, volevo concludere il discorso dei vostri spunti, perché tu parlavi dell'aggiornamento delle figure ed è giustissimo. Cioè, in un momento così particolare, che non si assume chi se ne va in pensione, penso che questi nuovi strumenti di lavoro su cui noi cominciamo ad affacciarci da pochissimo, sono quello che era all'inizio la macchina da scrivere per lo scrivano, quello che è diventato il computer quando poi è sostituito la macchina da scrivere, e adesso arrivano questi nuovi strumenti. Quindi, piuttosto che pensare a nuove professionalità o a figure completamente dedicate, bisogna che le figure interne dei musei, a cominciare dal direttore, finendo anche al responsabile dell'accoglienza, abbiano una consapevolezza e anche una nuova capacità di comunicare il proprio museo, secondo tutti i diversi aspetti. Quindi si tratta di formare le nuove figure verso nuovi strumenti da adoperare per la comunicazione del proprio, e aggiornare quelle che ci sono già. Sì, certo. È l'unica soluzione, soprattutto per le piccole realtà. Le piccole realtà non possono assolutamente incrementare il loro personale, perché altrimenti l'avremmo già fatto. Lo so perfettamente qual è la situazione. E comunque non si può affidare ad una persona, magari io penso a un esperto di informatica, non si può affidare un contenuto tipicamente detenuto diverse da un curatore di museo o da un educatore
Allora, il webmaster fa cioè ingegneria sul web, fa un'altra cosa. Il comunicatore di contenuti culturali sul web è uno che capisce intanto cosa ci sta mettendo su. È ovvio che si deve trattare di persone differenti e di professionalità differenti. Io volevo solo dire una cosa, cioè tutte queste cose che hai fatto vedere sono secondo me molto interessanti da molti punti di vista. Innanzitutto la prima, il punto di partenza da dove tu hai preso le mosse, cioè che tutto questo intorno a tutto questo gira, o meglio può girare, un'economia. Assolutamente. Gli attori di questa economia sono ancora da definire. Possono essere, a me piace molto pensare ad esempio al libero mercato che entra in questo scenario, perché le competenze difficilmente necessarie a tutto questo lavoro difficilmente possono essere pubbliche, ma c'è bisogno di una sana concorrenza, sì, e di una sana anche interazione, una fa pubblico. Copartecipazione? Esattamente. Cogestione? Esattamente, cioè, esattamente. Sì, cioè, ma sono cose che sono ancora assolutamente tabù dalle parti nostre, in lo cui so. C'è un disinteresse molto forte in questo. Allora, noi abbiamo una serie di vincoli legislativi rispetto ad una carta che comunque è vecchia, i cui aggiornamenti del 2006 e del 2008 hanno riguardato delle parti che non hanno niente a che fare con tutto ciò. Quindi comunque siamo... Non prendono minimamente in considerazione questi aspetti. Sono, cioè sono solo arretrate, proprio totalmente. Mm. Quindi non si è tenuto conto negli ultimi... riguardano, mi pare, i restauratori, quelli del 2008. Sì, 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 giusto, il codice dei beni culturali, in questo senso, deve comunque modificarsi. Il problema è che non sono state riconosciute ancora, appunto, le professioni, quindi se già stentiamo a dare nome e cognome al museologo, se già l'archeologo non esiste e può... c'è un bando adesso vergognoso che è uscito... quello dei 500 quello è una cosa. Un bando del comune di Palermo per vigilanza durante scavi urbani. Ma io non so manco se sia archeologia preventiva, è sorveglianza durante appunto dei lavori urbani fatti da un assessorato del comune. Sì, no, però è semplicemente sorveglianza, perché non previene lo scavo, è durante, ok? Quindi è diverso. 730 giorni di lavoro, 10.000 euro al ribasso. Sono già 10.000 euro, sono 13 euro al giorno. E tu pretendi che ci sia l'archeologo formato che abbia esperienza sugli scavi urbani. Ora, no, questo è verissimo. Ma questi sono tutta una serie. Quindi in questo paese, in cui comunque le figure professionali sono trattate in questa maniera, non vengono riconosciute, eccetera, io spero che quando rimettano mano veramente a questo benedetto codice, cerchino di farlo in maniera seria. Posso dire un'ultima cosa? Io sono convinto, questo è sacrosanto, però sono convinto personalmente che ci sia anche la possibilità di fare qualcosa in più. Cioè, ragionando sui nostri musei, soprattutto su quelli archeologici, no? Che sono dei musei da contemplare, allora, tutto questo sì. È parte di un processo di rinnovamento, proprio di rivoluzione copernicana, esatto. In cui al di là della professione ci saranno una capacità, competenze, una capacità da far lavorare in, esatto, questo. Ma ci sarebbe da divertirsi a farle lavorare, perché ci sarebbe da veramente giocare con la fantasia. Sì, perché le competenze o comunque tutto questo dovrebbe essere pagato. Lo so, ma se un museo archeologico che è da archeologa, io trovo noiosi ormai, perché veramente sono antiquari, hanno un'esposizione antiquariale, perché questa è, in cui se non mi esponi 10.000 selci, non sei con, ma esponimene 4 che mi fanno vedere come si evolve, me lo fai capire. L'utilizzo giusto delle tecnologie, giusto, che purtroppo l'ottica di contemplazione, spettacolarizzazione, ha coinvolto anche la tecnologia, per cui la tecnologia che i bandi chiedono nei musei non è questa tecnologia partecipativa, sociale, di condivisione, no, è la tecnologia che di spettacolarizzazione, il 3D, l'immersione, la realtà aumentata, tutte cose che devono sempre assoggettare, sì, il pubblico, metterlo nelle condizioni di ammirare, non di capire, né tantomeno di spiegare o di partecipare o di lasciare un commento, sono cose non previste. Io penso comunque... che...
strumenti di coinvolgimento emozionale a volte, quindi non appiattirei molto alla spettacolarizzazione quanto piuttosto al coinvolgimento emozionale. Si rischia di cadere a volte in quel fenomeno. Ma certo, è successo a strutture di internazionali, insomma, no? Però se ne abbiamo... spettacolarizzazione, non so se siete stati a Palazzo Valentini, il livello comunque di racconto che c'è lì con la multimedialità ti emoziona sicuramente, ma rimane comunque un lavoro scientifico. Ti vengono ricostruite le pareti intonacate, i mosaici o il crollo dell'edificio, ti aiuta a spiegarlo sicuramente. Io ne sono convinta di questo. Ed è un esempio meraviglioso. È sempre la scelta che fa il museo di cosa vuole da quegli strumenti, e quindi se vuole fare cose spettacolari si costruisce dinosauri meccanici che fanno dindon, ma che dal punto di vista della spiegazione in realtà sono che belli, diranno i bimbi, ma poi più di tanto non avranno imparato. Quindi, però non appiattirei questi discorsi, insomma. Ci sono tanti modi di raccontare una collezione. Ora, se io pensassi ad una mappa, e quindi a raccontare l'archeologia ancorandola alla mappa, e allora come sarebbe bello restituire, anziché il solito pannello che nessuno legge più, restituire il manufatto alla sua geografia, ok? E dire attraverso la multimedialità: viene da questo territorio, qui c'è la foto del territorio com'era, qui c'è la grotta che rimane, per esempio. Okay? Infatti io penso che la giocare multimedialità attraverso queste cose può anche non essere così dispendioso dal punto di vista economico. Il pannello è più facile, vabbè, questo... Sì, però comunque sono quelle le forme, il pannello è superato ormai, il pannello in realtà non, dopo metà pannello non lo leggi. Sì, sì, e anche lì il pannello è quasi sempre solo in italiano, oltre ad essere lunghissimo. Tra l'altro. Quindi anche lì a chi stai comunicando più, se tu vuoi un'utenza che va dal di là di quella che hai sul territorio, e già è bene che ti viene... E quindi c'è anche c'è sempre quel discorso dello schiufos che dicevo io. Quindi tornando a qui, appunto, quantitativamente e qualitativamente i dati, ovviamente con una raccolta di quel genere, si aumentano enormemente. Ora, questo, diciamo, sono le caratteristiche, appunto, della partecipazione, sia in termini di traffico digitale, ve l'ho fatto vedere con qualche esempio che aumenta l'utenza appunto in maniera esponenziale, sia anche nei confronti delle sedi fisiche, perché nel momento in cui tu instauri un rapporto e un dialogo con il museo, lo senti un po' parte di te e ti senti un po' parte di quel museo, soprattutto se dall'altro lato non c'è appunto una chiusura totale, ma vedi che dall'altro lato ti rispondono. Ora, anche lì, ormai siamo tutti come si dice, bravi a capire certe cose. Se un profilo Facebook o un sito web è fermo, lo capiamo. Quindi sappiamo che lì c'è un'istituzione immobile da questo punto di vista. Non ci vuole molto a capirlo, ok? Quando si apre un sito web e l'ultimo aggiornamento è una mostra del 2009, e dici, ma che mi ci collego a fare a sto sito web? Anche lì si è sempre ragionato e si è peccato in questo, come in tutte le cose nostre italiane, per cui il taglio del nastro significava l'arrivo, lo scavo archeologico o il restauro della cosa viene inaugurato, pum. E lì, no, quello, gioia mia, è il punto di partenza. Non è il sito web che hai finalmente caricato online. Il sito web è da quel momento in poi che deve lavorare. Quindi nella formulazione dei budget, chi ha fatto i progetti ha delle colpe enormi perché non hanno progettato il dopo.
non, appunto, non il taglio del nastro del monumento restaurato, ma come lo rendo sostenibile poi dopo, tant'è che molti sono, stanno cadendo. Molti siti web sono lì e sono immobili. Perché? Perché non hai formato il personale a inserire dei contenuti e poi alla fine passa oggi, passa domani, passano gli anni e rimane là. Poi non ci sono più le risorse, ma rimane quello. Baschi e Trosby sono due economisti della cultura che hanno identificato queste forme di innovazione sul sistema culturale tramite le nuove tecnologie. E sono innovazione nel raggiungere l'utenza col proprio prodotto culturale, nel comunicare e informare attraverso le più disparate tecnologie e piattaforme sociali, nel favorire la cooperazione e la creazione culturale, innovazione nella sperimentazione e nella promozione delle opere d'arte, innovazione nella creazione di valore sia economico che culturale, allargando il bacino degli stakeholder interessati nel processo culturale, e innovazione nella gestione economica e amministrativa. Queste sono le quattro forme di innovazione che gli economisti della cultura attribuiscono alle Information and Communication Technologies. E queste sono sempre da parte di Trosby, che appunto è il contributo di Trosby è del 2011, questo insieme a Baschi, e questo invece è del 2001. E identifica le caratteristiche culturali del bene e dice, ci sono sei caratteristiche che sono estetica, quando il bene possiede qualità come bellezza, armonia e forma, spirituale, riferibili a caratteristiche di comprensione, ispirazione, illuminazione o intuito che scaturiscono da un bene culturale, sociale, quando il sentimento di identità, di appartenenza a una comunità o a un luogo viene rafforzato dal bene culturale, storica, quando il bene è riconducibile a un momento del passato, simbolica, quando il bene diventa evocativo di simboli individuali o comuni, e di autenticità, riferibile a caratteristiche di originalità, unicità e integrità del bene. Ora, io credo che quasi tutti i nostri beni culturali abbiano queste sei caratteristiche, diciamo, qualcuna forse in meno. Ora, per concludere un po' il discorso, perché mi pare che questa sia l'ultima slide, sì, proprio fine. Non so che orari abbiamo fatto. Ah, ok, perfetto. Ok, allora, questi sono un breve schemino, diciamo, a confronto tra cos'era il museo prima, elitario e autoritario, legato esclusivamente al consumo, ok, culturale, e l'altro, il museo 2.0, che invece è aperto, partecipativo, è legato alla produzione di cultura. Quindi, rispetto ad un modo di atteggiarsi centralizzato, basato sulla classificazione tassonomica, che impone i suoi valori dall'alto in maniera rigorosa, in cui il suo confronto è con la massa, l'utenza che è massa, in cui ci si basa su un expertise appunto di tipo istituzionale, la comunicazione è unidirezionale, si producono i contenuti culturali e si distribuiscono, si ragiona per copyright, per difesa appunto dei diritti, la collezione è fissa, il catalogo è prefissato e l'offerta culturale è di tipo tradizionale, tutto è ribaltato dall'altra parte, tutto diventa appunto interazione, dinamismo, classificazione folksonomica, condivisione di valori culturali dal basso, passione e emozione, la partecipazione, non più appunto massa, ma mi sento partecipe di una comunità, ne faccio parte, la posse, quella comunità che vi dicevo, del museo, non mi ricordo più qual era io, comunicazione, il Brooklyn Museum, sì, bravissima, perfetto. E sono un poco stanca forse. Sì, bene, questo mi fa piacere. E l'utenza che diventa appunto utenza in grado di collaborare alle funzioni del museo, non soltanto più quindi ad una semplice produzione e distribuzione, ma si collabora alla produzione, si collabora alla sua distribuzione, quindi si condivide, non c'è più il copyright ma lo sharing, e il catalogo diventa personalizzato, multiple locations, significa che ognuno di noi potrebbe avere la propria collezione di un singolo museo perché
si è scelto determinati pezzi di quella collezione e quindi è distribuita diversamente. E l'offerta appunto è modulata on demand, per questo dicevo anche a seconda, targettizzare a seconda delle potenziali fasce di utenza che ci possono essere, perché sono veramente molteplici quelle a cui ci si rivolge. E io penso che...